Eccoci, eccoci ragazzi, puntuali come al solito, siamo qua e... Noi, a parte che sono spettinatissimo, ragazzi, ma veramente, ma ditemelo che sono brutto. Vabbè, allora, siamo in orario, ovviamente, come al solito, ma noi siamo come le dive, no? Quindi quando ci dobbiamo arrivare, ci facciamo un po' aspettare per farci un po' desiderare. Però ci siamo, siamo alla quinta puntata, torniamo dopo la sosta anche noi. Tantissimi argomenti, tantissime rubriche. Oggi non sono da solo, ho il grandissimo piacere di avere al mio a fianco per tutta, quasi tutta la puntata, perché poi ci saranno anche altri ospiti, Mario Riso. Ciao super! Ciao Fili, ma che bello essere qua dall'inizio, eh! Dall'inizio, sì. Oggi stavo parlando con Mario prima di arrivare qua, tra l'altro il traffico pazzesco in tangenziale, gli ho detto: Mario, senti, oggi tu devi fare tutta la puntata con me, perché abbiamo un argomento molto tosto e cantarmela e suonarmela da solo, secondo me, non è una cosa carina. Quindi bisogna avere anche un dibattito su questa cosa. Siccome oggi l'analisi della settimana, che fra poco andremo a mandare la sigla, però giusto per farvi un riassunto della situazione, è un argomento un po' più delicato del racconto di una partita passata, eccetera, è anche giusto confrontarsi e cercare di scambiare delle idee. Quindi io farei così, Mario, se sei d'accordo, mandiamo la sigla e poi iniziamo, perché ci sono delle novità che dobbiamo commentare, delle parole che dobbiamo commentare. Adesso vi sveliamo tutto, ma prima la sigla. Allora, analisi della settimana. Perché vi ho fatto tutto questo panegirico, tutto questo preambolo? Perché ovviamente arriviamo dalla sosta per il campionato, per le nazionali, non si è giocato il campionato, però ci sono state parecchie polemiche, nonostante tutto, sul caso che riguarda Francesco Acerbi. Francesco Acerbi, la conoscete tutti la storia, ormai insomma è inutile che stiamo qua a rivangarla, a rifare i recap, i riassunti della puntata precedente. Tutti sanno di cosa sto parlando. È stato assolto Acerbi dal giudice sportivo e oggi sono arrivate le parole e le prime dichiarazioni ufficiali di Francesco Acerbi, che fra poco vi vado a leggere e poi commentiamo. Intanto, Mario, lo sappiamo, ne abbiamo parlato, non è inutile che stiamo qua a nascondere alla gente, abbiamo parlato prima della trasmissione. È ovviamente un argomento molto molto spinoso, molto delicato, che in tempi come questi si rischia sempre magari di dire una cosa sbagliata. Piuttosto che no, noi ci staremo molto attenti, ma diremo anche quello che pensiamo, anche commentando le frasi di Francesco. Facciamo un recap anche del tuo pensiero, Mario, al di là di raccontare tutto quello che la gente sa. Che idea ti sei fatto? E poi andiamo a leggere le parole di Francesco Acerbi. Guarda, hai detto benissimo, Filippo, questo è un argomento assolutamente delicato. Io vorrei fare una piccola premessa. Vai. Che dal 2006 ad oggi mi sono occupato del mondo africano con un progetto umanitario che si chiama Risophonic, e portando acqua laddove non c'è. Per cui, se c'è una persona che non può essere tacciata di essere razzista, credo di essere proprio io, visti i risultati anche. 176 pozzi d'acqua, 15 cisterne, 3 scuole fatti rigorosamente in Africa. Sono rimasto colpito da quel mondo e quindi sono anche molto sensibile all'aspetto razzista delle persone. Io, se devo essere sincero, non ho mai incontrato un vero razzista. Ho incontrato persone che magari scivolano in sicuramente cose di poco gusto, in dichiarazioni oppure in frasi che sono infelici, perché di questo si può trattare, e quindi sono per certi versi contento che Acerbi non sia stato colpevolizzato dalla giustizia, però devo dire che questo argomento è talmente delicato che comunque ha continuato a dividere tutti il mondo dei tifosi. È una cosa che mi ha dato sicuramente da riflettere e mi è dispiaciuta, è che non c'è stata grande lucidità, c'è stato sempre e solo un modo sicuramente da fazione, sì, con il quale analizzare ciò che è accaduto. E allora, detto questo, è difficile, Filippo, far cambiare idea a chi non ha voglia di cambiarla. Per cui i colpevolisti rimarranno colpevolisti, ma quelli che invece vogliono rimanere in buona fede avranno sempre quella visione. Quindi, senza tediare oltre, io ti dico che sono contento, non vedo l'ora di leggere le dichiarazioni che ha fatto appunto Acerbi successive poi a tutto quello che è accaduto,
e quindi magari partirei da quelle per poi analizzare. Sì, 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 assolutamente, hai espresso benissimo il tuo pensiero che io condivido in toto. Io in TV sono 10 giorni che parlo di questa cosa, perché è stato l'argomento principale. Ogni giorno c'erano dichiarazioni, ieri sono arrivate anche quelle di Gravina, di Abodi, insomma ogni dichiarazione, vedo anche che ogni dichiarazione che esce da parte degli organi ufficiali, ovviamente della Federcalcio, della Lega eccetera, viene comunque sempre strumentalizzata, nel senso che qualsiasi cosa si dica non va bene, cioè certo, se dici una cosa va bene, non va bene, se dici il contrario di quella cosa non va bene lo stesso, alla fine quasi sembra che il silenzio, che per esempio ha attuato l'Inter, sia forse l'arma migliore. Assolutamente. Perché altrimenti, e quello che dici tu sul discorso che a me è dispiaciuto tanto nel leggere, nel vedere, è che in Italia non siamo pronti a parlare di questo argomento, soprattutto nel mondo del calcio, perché non si è guardato al discorso razzismo o al discorso di combattere il razzismo, si è guardato a, però è stato interista, se capitava lo Juventino, ma comunque quello del Napoli, però il milanista. Cioè si parlava delle squadre di calcio, che sinceramente non è una cosa che è attinente all'argomento. Ma a questo io vorrei aggiungere un altro fattore di analisi che per me rimane davvero incomprensibile, questo è il termine giusto. Non è possibile che ci sia una fazione che dica che bisogna colpevolizzare a tutti i costi senza avere le prove. Cioè, ragazzi, da che mondo bisogna avere una prova per poter imputare a qualcuno di aver commesso qualcosa? Il mondo del calcio deve vivere di regole proprie, per le quali no, perché bisogna a prescindere squalificare 10 giornate. Ma io non trovo che sia giusto questo e non capisco da che presupposto si parta per poter asserire che qualcuno è colpevole a prescindere e deve dimostrare di non esserlo. Ma perché? Perché il calcio deve vivere di questa regola? Non la comprendo. Hai ragione, Mario. Andiamo allora a fare dopo il recap, andiamo a leggere le parole di Acerbi. Quindi metterò un po' giù la testa, non riuscirò a guardare in camera perché a sto punto le leggo tutte, inutile che facciamo un pezzettino. Dai, dai. E poi allora Acerbi dice nella parte principale, poi leggo tutto il resto: non si può dare del razzista a una persona per una parola malintesa nella concitazione del gioco. Quindi questa è la frase forse più forte di Acerbi, che rifiuta questa etichetta. Giustamente, sono triste e dispiaciuto, dice Acerbi, è una vicenda in cui abbiamo perso tutti. Poi va avanti. Quando sono stato assolto, dice Acerbi, ho visto le persone attorno a me reagire come se fossi uscito dopo 10 anni di galera. Molto contente di essere venute fuori da una situazione del genere. Sono state giornate molto, molto pesanti. Ed è vero, perché adesso io lo sono state per noi che ne abbiamo dovuto parlare, immagino per Acerbi che ha dovuto sentire tutto il clamore mediatico e per la famiglia che ha subito anche delle minacce. Adesso c'è una sentenza, vorrei dire la mia, dice Acerbi, senza avere assolutamente nulla contro Juan Jesus, anzi è il contrario, perché sono molto dispiaciuto anche per lui, ma non si può dare del razzista a una persona per una parola malintesa nella concitazione del gioco e non si può continuare a farlo anche dopo che sono stato assolto. Poi per Acerbi parla della sentenza, che è stata una liberazione, però dice: sono comunque triste per tutta la situazione che si è creata, per come era finita in campo, per come ci hanno marciato tutti senza sapere niente. E questo è un punto su cui, per esempio, parlo di me perché parlo di quello che penso io. Io mi sono battuto tantissimo in questi giorni, perché tutti erano giudici seduti sul divano o sulla sedia e tutti pretendevano di sapere quello che era successo, perché loro intuivano che Juan Jesus con quel gesto, allora sicuramente doveva essere successo così. Ma io dico, ragazzi, ma cioè, viviamo tutti ogni giorno delle situazioni. Quante sfumature ci sono in una situazione in due frasi dette? Quindi io non sto dicendo uno ha detto, l'altro non ha detto, uno ha fatto, l'altro non ha fatto. Io sto dicendo che non si può, guardando un'immagine, tra l'altro senza avere il completo controllo della situazione, giudicare come dei giudici che sanno tutto. Tra l'altro neanche il giudice sapeva tutto e nemmeno l'arbitro. Ma infatti è stato linciaggio mediatico su supposizioni, neanche su prove certe. Però c'è chi, nonostante tutto quello, ha continuato a dire no, secondo me è colpevole.
ma nella vita non c'è il secondo me. Però c'è. Allora, se uno dice, dà una sensazione e dice secondo me è successo questo, è un'opinione, è liberissimo di farlo. Io vedo magari tu che litighi con Accorinti, vi vedo litigare da lontano, vedo un paio di gesti e dico secondo me è successo così. Ma ci può stare che io dia un'opinione su quello che è successo. Poi, da avere l'opinione su quello che penso sia successo, a essere sicuro di quello che è successo e giudicare Riso colpevole di aver aizzato a Corinti o viceversa, ci passa un fiume, un mare, un lago. Quindi la differenza è molto ampia, ok? Anche dopo l'assoluzione ho percepito un grandissimo accanimento, come se avessi ammazzato qualcuno, dice Acerbi. Ma questa non è lotta contro il razzismo, non c'è stato nessun razzismo in campo e io non sono una persona razzista. Il mio idolo era George Weah e quando mi fu trovato il tumore ricevetti una telefonata sorpresa da lui che ancora oggi mi emoziona. Si sta solo umiliando una persona, massacrando e minacciando la sua famiglia, ma per che cosa? Per una cosa che era finita in campo e nella quale il razzismo non c'entra nulla. Il razzismo purtroppo è una cosa seria, non un presunto insulto. Io non mi aspetto niente, per adesso preferisco non dire nulla sulla nazionale, è giusto che prima ne discuta con Spalletti, sono stanco, dopo oggi metto un punto alla vicenda e non voglio parlarne mai più. Allora, questo è lo sfogo di Acerbi dopo due settimane di, credo, situazione molto pesante alle spalle per lui e per chi gli sta vicino. Sappiamo, la moglie ha anche fatto una storia su Instagram dove spiegava che anche la famiglia è stata minacciata di morte. Certo. Ma ragazzi, ma io dico, ma anche chi ha pensato che lui fosse colpevole, ma se tu fai la morale a una persona, tu per far la morale devi essere illibato, ma tu non puoi far la morale a una persona e minacciarla di morte. Ma scusatemi, ma allora tu da che pulpito dai la colpa a Acerbi di una cosa e poi fai quello che lo minaccia di morte? Cioè, vi rendete conto della contraddizione in termini della cosa? Cioè, tu minacci di morte una persona perché l'accusi di aver sbagliato, però la minacci di morte? E minacci di morte la sua famiglia e i figli? Ma vi rendete conto che non c'è logica nella cosa? Quindi, queste sono le parole di Acerbi. Però il fatto che Acerbi abbia detto io non sono razzista, sono contro, il mio idolo è UEA, cioè non è possibile non credergli. Anche perché il suo idolo UEA non è che lo dice adesso, ci sono delle cose che sono già successe. Certo, ma quindi la gravità del razzismo c'è, rimane, e chiunque fosse realmente una persona razzista andrebbe vista con il giusto criterio, certo, e andrebbe fatta curare sostanzialmente. Certo. Detto questo, se qualcuno ti dice apertamente non sono razzista, questi sono è il mio passato, questi sono i presupposti dai quali io ragiono, cioè a quel punto bisogna anche credergli, perché sennò questa storia non finisce mai. E a questo proposito voglio spezzare una lancia a favore di One Jesus. Perché? Certo, perché assolutamente non può essere che alla luce di un risvolto come quello che è successo, nel quale è stato assolto Acerbi, allora diventa colpevole One Jesus di essersi inventato tutto. Certo. Questo è sbagliato altrettanto, perché magari One Jesus ha realmente sentito o capito o interpretato male quello che gli è stato detto. Ci può stare. E allora colpevolizziamo One Jesus per quello? No, ma assolutamente. Tra l'altro, un po' più di tranquillità, manteniamo i toni più bassi e soprattutto rivendichiamo il no al razzismo con grande forza. Quindi io mi aspetto qualcosa da parte di One Jesus, di Acerbi, insieme. Anche lì, nell'immediato accadimento della cosa, io una delle poche cose che ho potuto vedere è One Jesus che corre, Acerbi che corre verso One Jesus e gli dice non sono razzista, dai, e prova ad abbracciarlo, cioè facendogli certo capire che davvero... Ma infatti One Jesus, anche qua, il polverone che si è creato non è perché One Jesus ha voluto creare il polverone. Juan Jesus era in campo, stava giocando una partita, non è che uno, come il Grande Fratello, no? Certo. Non è che uno pensa che c'ha le telecamere addosso, sta vivendo la sua vita dopo tanto tempo. Lui sta giocando la sua partita, sente una cosa, va dall'arbitro e gli dice sì, però non va bene, queste... lo riprendono le telecamere e poi il problema è che l'ha ripreso la telecamera, perché Juan Jesus avrebbe tenuto dentro tutto lì, tra lui, l'arbitro, Acerbi, eccetera, eccetera.
E quando hai le telecamere puntate addosso, purtroppo, infatti la prima domanda che gli fanno a fine partita è quella: ma perché? Perché l'hanno visto con la telecamera. Quindi anche il discorso che Juan Jesus ha voluto creare il putiferio non è vero. No, ma Juan no. Jesus non voleva creare nessun putiferio, si è creato perché hanno visto lui che parlava con l'arbitro. Quindi Juan Jesus non ha nessun tipo di colpa, ma in nessun, ma in nessun senso. Quindi, e possiamo, ragazzi, anche, cioè, dire che se avesse sentito una frase razzista, ha fatto benissimo ad andare a fare, certo, delle rimostranze, certo. Dopodiché, se chi potenzialmente può aver detto quella frase ti dice: guarda, non sono razzista, no, scusa, cioè non è che poi perché dice scusa vuol dire che allora l'ha detta e allora c'è un retropensiero per il quale perché ti scusi se non l'hai detto, perché è ovvio che se io e Filippo litighiamo, lui pensa di aver sentito qualcosa e lo rivendica nei miei confronti, e dico: no, Fili, non ho detto questo, scusa, no, va bene. E allora vuol dire che se chiedo scusa, cioè, vuol dire che l'ho detto. Non credo, no? È anche un modo di far chiudere la cosa, perché chiedere scusa, ragazzi, non è qualcosa di cui vergognarsi, anche se hai torto. Anzi, forse sei ancora migliore come uomo se chiedi scusa quando hai ragione. Sì, assolutamente, ti elevi un po'. Va bene, ragazzi, credo che abbiamo sfrucugliato la situazione abbastanza bene, l'abbiamo commentata il più possibile, poi andare oltre non si può, non è giusto farlo e non tocca a noi. Riportiamo, Mario, la trasmissione su binari un pochino più sereni, quello che tra l'altro ci contraddistingue da quando siamo nati. Siamo molto giovani, quindi abbiamo poco più che un mese, quindi siamo ancora molto giovani, quindi abbiamo anche la voglia di continuare a essere sbarazzini, contenti, e buttarla anche un po' in cacciara. Quindi quando si butta in cacciara la trasmissione, lo si chiede a Tramo. Quindi andiamo a vedere la sigla. Chiedilo a Tramo, ma in questo caso, visto l'eccezionalità della situazione, lo chiediamo anche a Riso, quindi siamo in due. E no, io non posso rispondere ai tifosi, devi rispondergli tu, anzi, io vorrei prendere la palla al balzo. Angolo gufata, eccoci, allora, ragazzi, l'angolo gufata di Mario Riso. La magia dei tifosi, la magia dello stadio è qualcosa che è prerogativa dell'Inter da tanti anni a questa parte. E spuntano per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere, e per la gente che ama soltanto te, per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere. E la doppia stella spunta. Tanta roba, tanta roba, questo coro mi esalta. Allora, io non... Tu di solito le partite le vivi con le cuffie, in studio. E no, grazie. Io sono un uomo cuffia, perché comunque vado a una cuffia. Anche sotto la doccia ho una cuffia. Ci fai vivere però delle telecronache. Io ogni tanto mi riguardo le telecronache di filo anche dopo. e giuro, ragazzi, che lui riesce a raccontarti la partita, ma in un modo unico, perché è come se tu la stessi guardando. In realtà, anche non avendo le immagini, io capisco che tu la stai vivendo come se fossi allo stadio. Sono due complimenti, no, anzi tre, che mi piacciono di più. Uno, quando mi dicono che sembra un bravo ragazzo. Sembro un ragazzo, ed è una cosa che mi fa piacere. Okay. La seconda è quella che hai detto tu adesso, perché comunque ti dà un riscontro positivo del tuo lavoro, e quindi è molto bello sentirselo dire. E la terza, quando ti fa sentire un po' vecchiotto, però è anche bello quando ti dicono: io però ti seguo da quando ero ragazzino e vedevo le tue telecronache in televisione con mio papà, con la mia mamma, col mio nonno, la mia nonna. Ti fa sentire parte di ogni famiglia che ti sta guardando, ed è una cosa che un pochino, adesso faccio un pochino l'esagerato, però un po' mi commuove anche alle volte. Quindi queste tre cose che quando mi dicono queste tre cose qua sono quelle che mi fanno emozionare di più. E allora così, angolo pianto. Ti voglio raccontare questo aneddoto dello stadio velocemente, perché sennò andiamo veramente lunghi oggi, io poi chiacchiero. Vabbè. Allora, questa cosa dello stadio. Allora, l'Inter comincia la sua partita, no? E quindi vedi che non è giornata, non vuole entrare, sbagliano qualcosa di troppo. A un certo punto scatta una magia. Allo stadio tutti prendono il cellulare, accendono la luce, mettono il display a favore del campo e parte questo coro.
è per la gente che o quest'altro. Quindi cosa succede? Questo è un altro coro super, ma non era questo, era quello di prima. Sì. Parte quel coro è per la gente che e automaticamente succede qualcosa di magico e l'Inter segna. Ah, sempre. Succede sempre sta cosa qua. Come parte quel coro è come se si sentisse il dodicesimo uomo in campo che subentra e si impauriscono gli avversari e i tifosi iniziano a urlare tutti insieme all'unisono, che è una cosa difficilissima perché poi lo stadio è dispersivo. Un coro parte prima, un coro parte dopo e di solito c'è un po' di mischione. È vero. Invece in questo caso questo coro qua parte, i ragazzi impazziscono e segnano. Ma sempre, te lo giuro, è una magia pazzesca. È bella sta cosa, sì. Io non potevo saperla, perché purtroppo, per fortuna, insomma, quello che volete, sono sempre là, però... È il coro che porta bene, va bene, basta chiacchierare, vediamo queste domande. La prima domanda! Eccolo. Ciao Filippo, sono Francesco, un grande tifoso interista. Sono il figlio di Vincenzo, signore che fa 2 chilometri per vedere la faccia. Volevo farti una domanda personale. Il tuo lavoro, che come sappiamo tutti è quello del giornalista, è nato grazie all'amore per l'Inter o grazie alla passione che hai per lo sport del calcio in generale? Un grandissimo saluto a tutti gli interessi e soprattutto nei momenti più bui supportiamo sempre la squadra, non solo in questo momento, ma l'amore dei tifosi si vede proprio da questo. Un grandissimo abbraccio a tutti, ciao! Allora, innanzitutto ciao Francesco e ciao Vincenzo, perché ormai, anzi, Mario... Io a questo punto, visto che sono fedelissimi, visto che ci sono sempre le domande, che sono simpaticissimi, eccetera, io li inviterei qua una volta. Ma deve fare 2 chilometri per venire fin qua. Senti, se ne fa 2000 per venire a vedere lo stadio, può venire. Ci organizziamo. Va bene, c'è ancora caro tempo. Vincenzo, sei invitato. Anche Francesco. Vincenzo. Allora, Francesco, la passione c'è sempre stata per l'Inter. Io sono un interista, quando guardavo da casa le trasmissioni pensavo mi piacerebbe un giorno per lavoro andare in televisione e parlare dell'Inter. Cioè, non del calcio in generale, ma parlare dell'Inter, raccontare la mia Inter, così. E ho avuto culo, cioè non è che... non c'è molto da dire, la passione ce l'hai, un sogno ce l'hai, poi da lì ad arrivare a realizzare il tuo sogno devono incastrarsi talmente tante cose che tu non lo fai scientificamente, non puoi programmarlo, non puoi organizzarlo, puoi provare a trovare dei canali, ma poi si deve incastrare tutto nel modo giusto, nel posto giusto, nel momento giusto. E quindi ti posso dire, è iniziata così, con un sogno, una voglia e una passione per l'Inter, perché sappiamo tutti cosa vuol dire avere la passione per l'Inter, perché la viviamo tutti allo stesso modo quando si è appassionati veramente, quando si ama veramente l'Inter. Poi tutto il resto sono grandissimi colpi di fortuna. Poi una volta che sei lì te la giochi, e se sei in grado, se ti diverti, se hai passione, se piaci, meglio. Però è nata così e è proseguita con tanti colpi di culo. Quindi questo è. Però posso dirti, il colpo di culo è quello che ti consente, ti permette di fare una volta questo lavoro. No, però sì. Però se sei qua da oltre 20 anni, un motivo ci sarà. No, però quello che intendevo è un'altra cosa. Certo. È che comunque dal programmare una cosa o comunque dal sognarla ad arrivarci, tu hai un potere relativo. Cioè il potere di impegnarti, di provare a sfondare i muri con la testa, di avere costanza e provarci sempre. Poi non sempre funziona, ecco, anche se hai costanza... Puoi fare tante cose, poi ci vuole anche fortuna, come in tutti i risvolti della vita. È giusto che tu dica così, mi spiace, ma sei bravissimo, grande Fili. Continua a farci vivere le partite come solo tu sai fare, punto, andiamo avanti. Grazie, seconda domanda. La stella. Ciao Filippo, buongiorno. Loris Ferri, provincia di Pesaro, Fermignano. Sono un grande tifoso nerazzurro da quando praticamente ero nella pancia della mamma. Praticamente niente. Sono già pronto per festeggiare il 20° scudetto. Quindi questo video poi dopo verrà diciamo pubblicato sullo schermo gigante. Ok? Intanto ti ringrazio, ti saluto. Sempre forza Inter. E sappiamo benissimo che li abbiamo tutti contro, dai telecronisti e giornalisti.
Ciao. Pippo. Allora, saluto Loris e tutti coloro stavano dietro i suoi occhiali a specchio. Perché ho visto anche chi da dietro, mentre lo riprendeva, lo salutava. È una cosa che mi diverte tantissimo, questa, quando si vede dall'altra parte. Grande Loris, ti mando un abbraccio forte a te e ai tuoi amici, sempre forza Inter. Speriamo che tu abbia ragione, speriamo di avvicinarci sempre più velocemente a questo traguardo che da inizio anno... Che è successo? No, sì, le due stelle. Dai, va bene, le due stelle. Ho capito, però piano. Adesso una partita alla volta, tu lo sai che io sono uno con i piedi molto per terra, sempre. Comunque sono molto ottimista, ovviamente, a questo punto della situazione. Ma anch'io sono calma. Molto ottimista, e con i piedi per terra. Calma. Cioè, dai, non può succedere. Calma, niente. Calma. Godiamoci partita per partita. Vabbè. Prossima domanda del Chiedilo a Tramo. Sì? Io sto parlando prima della partita, perché dopo è molto facile. Ho incontrato molti interisti per strada e mi hanno detto adesso dobbiamo stare a 30 al minimo. Ma dai, ma si può? Per una partita persa dopo tutte quelle che abbiamo vinto non è possibile. Cioè, si passa dal paradiso all'inferno, non è proprio possibile. Cosa ne pensi tu di questa cosa? Allora, hai ragione Vincenzo, perché ormai so chi sei. Iron Man, tra l'altro, mi hanno detto dalla regia, quindi si vede che il soprannome è Iron Man. È il soprannome Iron Man, Regia. Ah, ma per come mai Regia c'è, cioè, il soprannome Iron Man? Come mai? Ah, indistruttibile. Questo è un nomino... Unbreakable. No, allora, devo dire che Vincenzo si è appassionato a questa trasmissione tanto, e da quando gli hai detto... Voglio ogni volta, cioè puntuale come le vittorie dell'Inter, arriva il messaggio di Vincenzo. Sì, ma infatti al posto che chiedere la Tramo, io metterei tipo, sai quando intitolano una via a qualcuno, non per fatela, no? Nel senso, quando intitolano un trofeo a qualcuno, eccetera. E potremmo chiederlo a Tramo, rubrica Vincenzo, cioè una roba così, no? Sì. E tra l'altro, non è che Vincenzo, lo so che gli altri subito saltano addosso, ma non abbiamo perso col Napoli, anche se può sembrare. Abbiamo pareggiato, quindi non abbiamo neanche perso. E all'83esimo eravamo ancora 1-0 per noi, quindi nonostante tutte le difficoltà, la fatica dei 120 minuti con l'Atletico, l'eliminazione, comunque stavamo vincendo, avevamo anche la possibilità di chiudere la partita. Però capita, insomma, di pareggiare 2024 dove hai vinto sempre, un pareggio ci sta. Va bene ragazzi, mi pare, Mario, che Chiedi la Tramo sia finito. Sì. Allora sposto un attimo la stella, ok. Va che dalla regia poi ci bastona. Allora la risposta di qua, poi la risposta di là, regia. Regia. Vabbè. Questo è da licenziamento. Assolutamente, in tronco. In tronco ragazzi, proprio. Voi non sentite cosa ci dicono in cuffia. Non penso proprio. Va bene. Allora, siccome siamo tornati a parlare di campionato, Inter-Napoli, eccetera, eccetera, adesso ci dobbiamo proiettare su quella che sarà la prossima partita dell'Inter, visto che ormai non dobbiamo più parlare della Champions, dobbiamo pensare alle ultime 9 partite di campionato, facciamo un passo alla volta e quindi sigla! Le prossime sfide! Perché ma come abbiamo Inter Atalanta, ragazzi? Regia. Allora, dichiariamo una cosa: chi ha sbagliato la foto della regia è offre milanista. Pranzo. No, è milanista. Ah, okay. E questo è l'unico motivo del perché ha sbagliato. Ma no, ma più che questo dovete mettere la sirena dell'ambulanza, che lo portiamo via in ricovero. Allora. Va bene. Inter-Empoli, regia. Inter-Empoli. Guarda, regia. Ti piace così. Vabbè. Niente, momento stupidera. Allora, Inter-Empoli, Mario. Dobbiamo pensare a... Innanzitutto cosa farà il Milan domani sera, che gioca a Firenze, senza Teo Hernandez, trasferta difficile. E poi giochiamo contro l'Empoli lunedì sera. Torna quindi Acerbi, titolare... in difesa, nonostante c'è anche contemporaneamente l'infortunio di De Vrij, quindi Acerbi certo. Prende il suo posto. Che partita ti aspetti? Come vedi l'Empoli, che è sempre una squadra in crisi, però quando c'è Inter-Empoli ci abbiamo sempre i nostri precedenti dove abbiamo un po' da sudare. La Champions del 2019 l'ultima giornata, la Coppa Italia che segna Ranocchia all'ultimo minuto, l'anno scorso abbiamo perso col gol di Baldanzi. Con l'Empoli bisogna sempre stare all'occhio.
Sì, devo dire che comunque l'Inter per ovvi motivi non affronterà mai una partita semplice, perché essendo la capolista tutte proveranno sempre a dare il massimo per riuscire a fare punti. Però io mi aspetto davvero una super prestazione da parte dei nostri, anche perché non ci sono scuse. Siamo fuori da tutte le competizioni, Coppa Italia, Champions League, ahimè. Ci rimane solamente un obiettivo, e quell'obiettivo bisogna assolutamente riuscire a raggiungerlo nel più breve tempo possibile, per poi poter festeggiare più a lungo del solito, perché poi ultimamente i campionati si sono giocati tutti nelle ultime partite. Invece che bello festeggiare tutte per mesi di fila. Io lo sai, ho iniziato a festeggiare la seconda stella ad agosto, per cui avevo già, nonostante Filippo, e quindi ero convinto della prestazione dei ragazzi di quest'anno, anche perché siamo una squadra solida, forte, e per la prima volta posso dire che quelli che subentrano ai titolari, chiamiamoli così, danno delle garanzie che le altre squadre non hanno dimostrato di poter dare. Quindi mi aspetto una partita sicuramente complicata, però ad esempio per me Lautaro tornerà al gol. Ha segnato con l'Argentina, tra l'altro, primi 10 di tutti i tempi, assolutamente, come goleador in Argentina. E quindi sì, dai, mi aspetto che forse il contraccolpo emotivo di Acerbi qualcosa ha lasciato, però mi auguro che, come l'arbitro fischierà all'inizio della gara, tutto ritorni nella normalità. Allora, facciamo così, adesso chiedo anche alla regia, chiedo a Mario, magari facciamo un cambio di scaletta, diamo al volo la probabile formazione di Inter-Empoli, però chiedo a te Mario, visto che oggi siamo partiti in ritardo, ci siamo dilungati su altri argomenti, eccetera, eccetera, possiamo provare a fare un cambio di scaletta? Chiedo alla regia se è possibile, facciamo tutto in diretta, tanto non c'è problema. Sì. Allora, possiamo magari sentire adesso il nostro ospite, okay. Già che sei qua tu, già che ci siamo dilungati un po', facciamo palla al centro. Sentiamo l'ospite collegato e poi chiudiamo con la rubrica di Filo. Ditemi se è una cosa fattibile, se si può fare. Ok, perfetto, facciamo così, chiudiamo solo l'argomento Inter-Empoli dando un occhio alla possibile formazione che scenderà in campo lunedì sera, stando ad oggi la situazione, rientri dalle nazionali, infortuni, squalifiche, eccetera eccetera. Sommer in porta che recupera dal problema alla caviglia. Sulla destra c'è un ballottaggio Bissek e Pavar, con Bissek favorito, quindi Bissek, Acerbi e Bastoni. A destra Darmian favorito su Dumfries, a sinistra Di Marco, Barella, Ciala, Mkhitaryan, e davanti Mkhitaryan, che si è allenato tutto il tempo da piano con Inzaghi in questa sosta, davanti Lautaro e Thuram, con Sanchez pronto a entrare. Ok, chiudiamo il discorso delle prossime sfide, ovviamente Inter-Empoli, e eccezionalmente oggi facciamo partire palla al centro. Eccoci! Oh, chi c'è qua? Ciao Cristina! Ciao, come va? Noi molto bene, tu? Bene, bene, a parte quella stella lì che secondo me dovrebbe andare un po' più a destra. Ma poi ci sgridano in regia se la spostiamo, io faccio... Sto con la regia! Ti piace la mia sciarpa? Allora, entro in punta di piedi, in amicizia, però poi scappo, perché diciamo che la mia fede ha dei colori leggermente diversi. Lo sappiamo, è per quello che ti provocavo un po'. Ci si ferma la fede della squadra, perché per amicizie quello non c'entra niente. Mario, fai gli onori di casa. Allora, innanzitutto grazie Cristina per essere ospite in questa trasmissione, Filippo Tramontana Show. Un tocco femminile ci voleva. È la prima ospite, tra l'altro, femminile, sì, della nostra. Assolutamente. Tra l'altro, ho pranzato con voi, perché siccome dopo devo scappare, era molto interessante, mi stavo appassionando. Ho detto, devo entrare. Allora, grazie per quello che dici, ma mente sapendo di mentire, perché non è vero. non su quello, fammi finire. Perché Cristina, tu devi capire che è una tifosa milanista di quelle che a me piacciono, perché come allora ad esempio tu scrivi un post, sì, e lei si inserisce dentro il tuo post e butta tipo un petardo. Ah! Cioè, ha proprio questa prerogativa, no?
che magari tu scrivi buongiorno interisti, sì, ma poi buongiorno, no buongiorno, però non, per caso siete usciti dalla Champions, così, no? quelle frasi buttate, no? E di colpo si scatena l'inferno nella chat e lei sparisce. Cioè, giustamente. Guarda che tu sei anche peggio, perché mi ricordo una volta, non mi ricordo di quale partita si trattasse, ma l'Inter aveva perso, io non ho detto niente, il giorno dopo il Milan ha pareggiato e mi ha messaggiato lui, oh, avete pareggiato. Ah, è una vendetta gustata a freddo. Sì, sì. Ormai è così ormai tra noi, è il giochino delle faccine. È vero. Senti, allora. Però chiediglielo scusa a sto punto. Sì. Ma tu hai paura che l'Inter possa vincere lo scudetto il giorno del derby? Perché ormai il tema pare essere quello un po' per tutti i tifosi di Milan e Inter, no? Ma se proprio dovesse succedere. E diciamo che succederà così, almeno cerco di portare un po' di sfiga. No, dai, così almeno mi messaggiano gli interisti, adesso mi riempiranno di odio. A parte gli scherzi, se dovesse succedere, speriamo almeno che sia con un pareggio o con una vittoria del Milan, almeno insomma quel sapore dolce in bocca. Speriamo che non succeda comunque, perché sono quelle situazioni critiche che eviterei volentieri. È un po' antipatico. È un po' antipatico, sì. Un po' antipatico, sì. Senti, allora io so, tra l'altro, che in questo momento sei in studio, stai registrando, vero? Sì, in realtà non siamo proprio in studio ufficialmente, siamo in un altro studio in cui stiamo finendo tutti i demo per preparare la registrazione del disco nuovo di Lacuna Coil e quindi siamo in ansia, super lavoro, mi scoppia la testa, ma almeno per buoni motivi, dai. Senti, come sta venendo? E lo so che non puoi dire cose diverse. Sono di parte. A me piace moltissimo, secondo me stiamo facendo un bel lavoro. Poi ho proprio l'impressione che, sai bene che quando poi comincio a girare la ruota, comincio a oliarla bene, si lavora velocemente e molto bene, con passione. Quindi più andiamo avanti, più mi sembra di scrivere canzoni più belle insieme ai ragazzi. C'è ancora un'immensa passione, tu lo sai molto bene. Quindi il privilegio di poter fare un lavoro della passione più grande che ho è meraviglioso. Vedere insomma come vanno le cose, che stanno andando sempre meglio, anche il disco, l'ultimo uscito è andato bene. Cioè, dopo più di 20 anni di attività non è una cosa che do per scontata, quindi... Vedi, la passione per la musica, la passione per il calcio, alla fine... Sempre di quello si tratta, no? Del fatto di vivere ossessionati da quello che ci piace. Sì, ma infatti ne parlavamo prima, poi parlavamo, Cristina, anche del fatto che quando uno ha un sogno, no? Come per te è stata la musica, che è diventata la tua professione, per Mario, per me il calcio, arrivare a quello ci vuole tanta costanza, ma parlavamo anche di tante coincidenze, di tante cose che ti vanno bene. Tu ovviamente ci metti il tuo impegno, la tua costanza, la tua voglia di sfondare, poi devono incastrarsi anche le cose, no? La componente. Infatti vi ho seguito, tu pensavi che mentissi, invece vi ho seguito e hai ragione tu che comunque ci vuole anche un pizzico di fortuna, nel senso che comunque il talento è importante, è importante impegnarsi, è importante studiare, è importante mettercela tutta. Però ovviamente poi è il destino che decide se metterti in quel posto al momento giusto. E da lì, insomma, bisogna essere forse bravi a riconoscere davvero qual è la propria via. Perché secondo me la vita ti dà dei segnali che ti indicano il percorso da intraprendere. Devi essere tu capace di capire fino a che punto puoi arrivare, se puoi arrivare oltre o se veramente non è cosa tua. Perché uno può essere appassionato di una cosa... che non appartiene, no? Io posso svegliarmi domani e dire voglio fare l'angelo di Victoria's Secret, ma dove vado? O la ballerina alla scala. Ballo bene. No, da Dio, cioè ho visto di quei balletti ah, di sì? Qui. Ah, no, ogni tanto noi suoniamo e me la vedo dietro insieme a Morris, sì, che fa dei balletti fantastici. Noi ci gasiamo tantissimo, però anche in questo caso io devo intervenire, perché fare questa festa ogni volta? Noi ci crediamo a queste cose, allora, al destino, ci crediamo. Voi è giusto che diciate quello che ho sentito, però c'è anche un altro aspetto.
così come io ho parlato di te in qualità di commentatore oppure di tifoso eccetera, devo dire che Cristina, io l'ho vista sia dal vivo tante volte suonandoci insieme sia in studio, ma è un talento della natura, cioè io credo che lei non abbia mai stonato in vita sua, ma neanche volendo, cioè può essere al limite, ma proprio non ho sentito neanche quello, un filo calante, un filo crescente, ma al limite, ma non l'ho mai sentita sbagliare, stonare, e poi non ha lo stress da prestazione. Allora, io su sta cosa qua sono sicuro, però Cristina, ti chiedo, tu che conosci Mario anche da molto più tempo di me, io ti dico, quando ho un piccolo calo di autostima, quando ho una giornata un po' storta, con le palle un po' girate, eccetera, eccetera, cosa posso fare io per risollevare la mia giornata? Chiamo Mario Riso. Sì, perché a quel punto torno a essere me stesso con tutta la gioia di vivere possibile, perché è veramente pazzesco, Mario, come riesci a farti sentire... importante. Ma io sono bravo, mi piace. No, io sono onesto, dico la verità e ti vado anche ad aggiungere aggiungi. Io vivo con una marea di cantanti, perché poi c'è, sto dicendo anche questo per riagganciarmi a Risophonic, Porto Torres, primo di aprile, vabbè. Però vivo a ridosso di tantissimi musicisti e soprattutto cantanti che prima di cantare, prima delle prove e in tutti questi versi dici mamma mia che palle, ma... Allora Cristina, prima di salire sul palco, o mangia un panino, o mangia un pasticcino, o una fetta di pizza, cioè proprio per lei salire sul palco mangio comunque. sì, ho detto mangi, ma per non bere è una che ama bere. Però ecco, si gusta qualcosa, mangia e sale sul palco con zero stress. Ma che bello, non ti fa mai pesare niente. E questa è davvero una... Sicurezza in se stessi, autostima, sai quello che fai, hai il talento dalla tua parte. Che il talento, la professione, tutto. Il talento che hai è quello che ti ha consentito di raggiungere il tuo sogno. È vero. Punto, perché se mi metto io a cantare, e sono anche mediamente fortunato, la prima cosa che può succedere è che qualcuno mi tiri giù dal palco, cioè subito, cioè la prima. Ma anche se io suonassi la batteria, ho i miei dubbi anche su quello, perché è talmente portata che una volta gli ho fatto suonare la mia batteria con così gli ho detto, guarda, dovresti tenere questo e lei era questo, già l'ha fatto per cui lasciamo perdere. Senti, invece noi il primo di aprile, quindi a Pasquetta, lunedì, saremo sul palco prestigiosissimo a Porto Torres con Risophonic, con Ita Azienda e con un sacco di amici. Vorrei che ne parlassi tu, dai. Sì, allora saremo a Porto Torres per esaltare la bellezza dell'isola della Sinara, nella quale tra l'altro non sono mai stata, quindi sono altamente emozionata perché ho visto foto spulciato internet e il posto è veramente incantevole. E ci facciamo la Pasquetta insieme. Quindi ci sarà questo mega concerto che apriranno i mitici d'Azienda e poi ci saremo noi dei Risophonic con questo super gruppo di amici musicisti incredibili, capitanati da Mario che ha pensato bene di metterci tutti insieme. È stata un'ottima idea in tutti i sensi. Sì, quanto ci siamo divertiti. Non vedo l'ora. E allora io aggiungerei solo questo, che oltre a me e Cristina ci sarà Eva Poles, ci sarà Andy de Blue Vertigo, ci sarà Omar Pedrini, ci sarà Garrincia delle Vibra, i Pancreas, ci saranno Paletta e il Gagno. Sì. E quindi saremo veramente una famiglia allargata e ci divertiremo tantissimo, come stiamo facendo da anni a questa parte. E voglio ringraziare tantissimo non solo Cristina ma anche tutti Lacuna Coil, perché ci sono da sempre. E il progetto Risophonic ha portato acqua pulita da bere a chi ha veramente sete, perché questo è il nostro slogan. Abbiamo costruito insieme 176 pozzi, 15 cisterne per la raccolta di acqua piovana e 3 scuole, e quindi per noi è sempre solo l'inizio, ma questo che stiamo continuando a fare lo facciamo dal 2006 insieme. Cristina c'è sempre stata e quindi grazie ufficialmente anche da parte di tutto il popolo nerazzurro. Le manca solo da cambiare squadra. Sarà dura. Poi è perfetto. Sarà dura, va bene. Mannaggia. Io ci provo sempre. Va bene.
Senti, io ti ringrazio tanto, non ti voglio rubare tempo. Grazie perché a voi, ragazzi. So che sei stata carinissima, perché hai un sacco di tempo. Ci mancherebbe. Grazie di avermi fatto entrare in casa vostra. No, grazie a te, Cristina, per me. Forza Inter per andare, dai, va bene. Un bacione. Ciao, Cristina, grazie mille. Salutami tutti, ciao. Grazie ciao, mille. Ciao. Va bene Mario, intanto bellissimo collegamento, ringraziamo ancora Cristina per la disponibilità, per la simpatia e tutto il resto, è stato veramente un piacere averla con noi e sicuramente ha impreziosito la nostra trasmissione. Mario, allora a sto punto io ti mando in vacanza, ti sei guadagnato il riposo, puoi andare a bere un caffè. Qua il tuo posto lo prende Filippo Corinti, parliamo un po' di quello che sarà anche la prossima partita, cerchiamo di capire un po' da lui tutte le sue statistiche, tutte le sue potenziali possibilità economiche e io vado Mario ad ascoltarvi, ragazzi, grazie Filippo, anzi prenderò spunto e nota, perché da quando insomma seguo Filippo Corinti con queste sue analisi di quello che accadrà nella partita successiva, devo dire che mi sono pentito di non aver mai fatto un piccolo investimento, quindi da ora in poi mi sa che starò più attento a cosa dice, a cosa racconta. Chissà mai. Anche perché c'è gente che ci sta guadagnando e tu sei un po' in ritardo. E hai ragione, infatti mi fiondo e infatti una stella è già diventata doppia. Va bene. Ciao, super. Ciao, grazie Fili. Grazie. Così saluto, ciao, abbracci. Ma ciao, ci vediamo fra due minuti. Va bene. Vado. E allora, statistiche, dove vai? Ma dove vai? Eccoci qua con Filippo a Corinti, statistiche d'analisi, I am trader. Questa è la nuova sigla, ti piace? Quella che ho appena fatto io. I am cos'è sto? Ma cos'è? Ogni tanto mi mandano, abbiamo gli effetti nuovi oggi. Ho scoperto che giù c'è il prosecco. Abbiamo degli effetti nuovi, ma io non li capisco. Cos'era quello prima del bi-bi-bi-bi? Cos'era? Era un'alpaca. Tu sai cos'è l'alpaca? È un animale. No, e quando io ti faccio così, alpaca, ti ho tirato un'alpaca. questo è gallo cedrone. Va bene, questi nuovi effetti mi fanno. E quello poi del Mac entra, non entra? Può entrare. È un po' entrare, ma a Corinti invece è entrato, c'è e allora. Ma questo è Sommer, non è il Mac? No. Ah, bella questa. Bella. Oggi volete portare sfiga a tutti, va benissimo. Vi ringrazio. Va bene, allora, statistiche ed analisi, Filo, palla tua, descrivici, dici di cosa parliamo. Parliamo di Inter-Empoli. Ok, vai. L'altra volta mi ha impressionato. Senti un po', avvicinati un po'. Quella statistica lì che mi dice. Quale? Te la ricordi? 84. Sì, 84. Sì. Sai che su Inter-Empoli c'è una roba simile. Un po' meno bella, però c'è una roba simile. Ragazzi, però veramente, cioè, vabbè. È una roba simile. Dimmela. Abbiamo perso solo due volte con l'Empoli. Sì. 0-1-0-1. Sì, Rocchi e Baldanzi. 2004 e 2023, dopo 19 anni, okay. Tutte e due a gennaio, una distanza dall'altra di 5 giorni, 18 gennaio e 23 gennaio. Beh, però qui siamo a marzo. Anzi, saremo al primo di aprile. Sono finiti l'anno scorso, quindi tra 19 anni dovremo riperdere. Ancora. Vabbè, però qui non è gennaio, è primo di aprile, quindi non ci faranno il pesce d'aprile, spero. Esatto. E quindi, regia, secondo te perderà l'Inter? Non penso proprio. E secondo te prenderemo gol? Non penso proprio. No, mi hai sbagliato! Regia mia! No! Entra? Quello devi fare! Vabbè. Può entrare. Non può entrare. Facciamo la prossima volta fatta bene, però, dai. Io l'ho buttata lì così, ma mi aspettavo il colpo di genio. Non è pronta la regia. Può entrare. Sì, ormai. Tu lo sai come ho conosciuto il Mac? Sì, me l'avevi raccontato, però diciamolo che forse magari qualcuno lo sa. Io non è che sono un espertissimo di queste cose, no? Di YouTube, i personaggi di YouTube.
sono un po' ignorante da questo diciamo punto che per drammatizzare la prima cosa che il primo argomento che abbiamo parlato è sei stato un po' razzista quella volta lì. Perché? Perché hai detto No, ma è che non lo conoscevo. Ma no, perché io non sono uno che bazzica tanto su YouTube, no? A parte quello che faccio io. E quindi quando l'ho visto tutti che stavano lì a ascoltarlo, eravamo alla Got League, no? Il torneo di calcio per gli YouTuber. E mi diceva, ma sai chi è lui? Che faceva tutta sta roba che entra o non entra? Io no, non lo so. Ma no, ma lui è il Mac. Faccio, e cosa fa? E fa, ma lui c'ha, come si chiama? Il trapezio che fa vedere se entra o non entra nell'inquadratura. E fa, entra o non entra? Poi ho cominciato a guardarlo, effettivamente è molto simpatico. Poi era simpatico anche lì quando l'ho conosciuto, però poi ho cominciato a guardare qualcosa. Se non sbaglio è calabrese, se non sbaglio. Non esageriamo. Allora, non lo so. Andiamo avanti, vai filo. Palla tua, vai. Già la regia ci ha spoilerato, però non è giusto. Perché? Vabbè, comunque. Manda la grafica, regia, perché ci ha detto che non pensa proprio che perde l'Inter. Ah. Questa è Inter-Napoli. Ma regia! Ma regia, oggi che ci avete? Che ci avete oggi? Che ci avete? Non è Inter-Napoli, che ci avete? Inter-Atalanta, Inter-Napoli, un calendario tutto vostro ci avete. No, caro, questo è quello giusto. Allora, guardate, allora lì c'è un bel cerchio e l'ho messo arancione non per caso, perché è la nostra bella maglia, terza bella maglia. Ok, perché tu con I'm Trader sai già con che maglia giochiamo? No, però mi piaceva l'arancione. No, magari becchi anche quella. Perché sai che anche mio figlio c'è l'arancione. Ah, vabbè, ok. Comunque, guarda lì. 9 gol tra il 16esimo e il 31esimo nell'ultime 5. Ok. E ne abbiamo fatte in totale 12. Okay. Quindi è più del 66% che si concentra lì tra il 16esimo e il 31esimo. Che quindi anche l'ultima volta mi hai detto. Bravissimo. Cos'era Inter-Napoli? Era? Bravissimo. Ok. Che quindi cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Dai, vai, te la lascio a te questa. È che tra il 16esimo e il 31esimo facciamo un gol. Giusto? Vabbè. È il 45esimo perché c'è 1T. Sarebbe fine primo tempo. Ah, ok. Tra il 16esimo e il 45, in quella mezz'ora facciamo un gol. Ok, quindi 15 minuti di studio e poi iniziamo a provare a far gol. Anche perché l'Empoli, adesso le ultime tre le ha fatte tutte 0-1, 1-0, 0-1, quindi le ha perse. Comunque l'Empoli nel primo tempo subisce pochissimi gol. Ok. Pochissimi. Cioè entra concentrato in campo, poi nel secondo tempo fa più fatica. E quindi anche lì, quindi è un altro punto a nostro favore, quindi un gol dell'Inter. L'investimento più proficuo è l'Inter vincente primo tempo, ovviamente poi l'Inter vincente partita, perché come sappiamo dei dati e l'abbiamo spoilerati, l'anno scorso sono passati 19 anni, quindi tra 19 anni poi parleremo di sconfitta contro l'Empoli. Ok, quindi tu adesso, visto che prima avevamo qua Mario, no, che ha detto devo cominciare a dare retta. Non è difficile. Adesso vai fuori, ti bevi il caffè con Mario e cosa gli dici di fare? Mario, vai... Punta sul vincente primo tempo Inter e se vuoi fare ancora più denaro, quando è il 16esimo, punta un gol dell'Inter entro il primo tempo. Ok, poi ragazzi, ne parlavamo anche con Filippo recentemente, nelle prossime puntate vi prepareremo una grafica con il riassunto, visto che adesso è la quinta puntata, quando andremo avanti un pochino avremo un po' di repertorio, vi faremo una grafica con tutte le previsioni di filo, vi faremo capire quanto riuscite a fare seguendo i suoi consigli, quindi avrete proprio anche sotto gli occhi il recap di tutto quello che lui ha detto nell'ultimo periodo e di quello che poi si è verificato, quindi state lì puntata dopo puntata, vi faremo anche questo regalo in più in modo che potrete capire un pochino meglio la situazione, capite già, però vi diamo anche dei dati tangibili a livello visivo sull'esperienza vissuta in campo. Esatto. Filo, abbiamo altro? Sì, volevo solo aggiungere che è da poco entrato nella nostra famiglia un copy trading, cioè un software automatico. Quindi per la gente che non ci capisce nulla come te, non ha voglia di far nulla come Mario, ma vuole guadagnare come te Mario, okay, c'è questo benedetto software che fa tutto lui. Ah, ok, fantastico. Quindi noi dobbiamo solo mettere e schiacciare.
Ma e basta. E dimenticarti. Quindi quando dormi, quando stai guardando l'Inter, quando fai la telecronaca dell'Inter, quando sei al cesso, quando, qualsiasi cosa, intanto guadagni. Ok, quindi come funziona? Come basta si che fa? Mi segui e poi gli spiego tutto io. Ok, allora seguite la pagina di Filippo Corinti, MTrader, Instagram. Instagram, Facebook, sito, c'è tutto. C'è tutto, quindi andate, seguite Filippo Corinti su Instagram e tutti i suoi social e andate anche a informarvi su questo nuovo software, come funziona, come si prende, come si usa e quindi poi dovete solo aspettare i risultati. Va bene, Filo, allora oggi eccezionalmente chiudiamo la puntata io e te, diamo l'appuntamento ai ragazzi, agli spettatori a settimana prossima, sempre venerdì dalle 11:30, poi ovviamente il nostro quarto d'ora accademico aspettatevelo perché bene o male ce l'abbiamo sempre, questa cosa ce l'abbiamo dall'università, ce la siamo portati fino ad oggi, il quarto d'ora accademico, poi 11:30 mettetevi lì, poi noi con calma arriviamo perché siamo un po' polentoni e, però poi vi facciamo compagnia per una bella ora a martello, quindi appuntamento a settimana prossima 11:30, poi sui nostri social vedrete anche su YouTube la puntata registrata, le pillole in settimana, quindi continueremo a farvi compagnia anche durante la settimana. Io ringrazio Filo, ci vediamo settimana prossima e niente, vi auguriamo un buon venerdì, una buona giornata, ci vediamo settimana prossima, lunedì c'è l'Inter, mi raccomando, sempre forza Inter sempre. E buona giornata, ciao ragazzi, ciao. Col Filippo Tramontana Show. Hey, hey, and I was thinking what's right, hey.